per l'1-2 di questa settimana andremo a scoprire il calcio a 5. È una realtà in Umbria che non conosciamo molto. E andiamo all'orma dell'amico Cesare Nizzi e sentiamo dal neo presidente quello che ci dice. Hai voluto intraprendere adesso una nuova carriera, quella del dirigente sportivo sul calcio a 5? Sì, più che voluto è stato un puro caso, perché un amico in comune ci ha messo in contatto, l'allora Real San Sisto annoverava tra le proprie file uno dei dirigenti, che è un carissimo amico, si chiama Daniele Fiorucci. E tramite lui ho conosciuto la società del San Sisto e abbiamo deciso di unire gli sforzi. Credo, mi pare, fin da subito, dalla presentazione della prima stagione, che è non questa ma quella scorsa, per cui la 2009-2010, abbiamo fissato un obiettivo quinquennale che prevede, speriamo, ci auguriamo, l'arrivo nella massima categoria regionale, che è la Serie C1. Certo che vincere 25 partite su 26, penso che uno programma le cose già bene. Quest'anno credo che sia irripetibile. Ci sono tanti fattori che hanno giocato a nostro favore, secondo me. Primo fra tutti era la voglia di cancellare una macchia che ci ha veramente rovinato l'estate scorsa, cioè quella di quello spareggio maledetto con l'Insula Romana, che è una partita praticamente vinta, buttata via. E questa io credo che sia una garanzia di qualità, perché questa, la nostra, è un'azienda di famiglia creata da mio padre, che peraltro quest'anno l'azienda compie 40 anni. Per cui una garanzia, nel senso che se noi mettiamo il nostro nome accanto a quello del calcio a 5, del San Sisto calcio a 5, è indicativo di quanto impegno profonderemo per questa causa. È uno che ha coinvolto il presidente in questo progetto del Real San Sisto. Sì, sono stato coinvolto dall'amico Cesare, che mi ha voluto con sé all'interno di questa società, e sono contento di aver preso questa decisione, perché onestamente è molto bello, c'è molta passione, è uno sport che io conoscevo poco e che invece ho scoperto avere molte qualità. È diverso il calcio giocato a 11 con quello calcio a 5? Sì, io ho giocato in maniera molto dilettantistica a calcio a 11 e alcune differenze ci sono. Calcio a 5 ci sono meno tempi morti, e magari più schemi, per certi versi può essere un po' più simile al basket, si adattano schemi, la palla è sempre in movimento, si vedono più gol. È uno sport giovane che però secondo me è bello come il calcio. Spettatori sì, non abbiamo le affluenze che ci sono nel mondo del calcio a 11, però via via vediamo che i tifosi al nostro seguito sono aumentati durante l'anno. Merito anche dei risultati. Siamo fortunati perché, avendo lavorato bene l'anno scorso, abbiamo costruito un ottimo organico, per cui l'ossatura della squadra crediamo che sia pronta anche per la C2. Non dobbiamo fermarci qui. Certo, c'è bisogno di alcuni innesti di qualità per poter continuare il nostro programma e entrare in C2 comunque non da comparsa, ma per dire la nostra. Un'annata strepitosa, un campionato vinto ed ora arriva anche la Coppa. Arriva anche la Coppa, è stata una stagione esaltante sotto ogni punto di vista, conclusa con una Coppa penso meritatissima da parte nostra.
sia per la sportività e sia sul piano del gioco, perché siamo stati assolutamente superiori dall'inizio alla fine. Una bella partita che credevate già di aver vinto, poi si è complicata nel secondo tempo. No, no, loro sono una grande squadra, sono arrivati quarti in campionato, tosti, però insomma noi abbiamo dimostrato che ci siamo stati dall'inizio fino alla fine, assolutamente. Assolutamente nulla, cioè meglio di così non poteva andare questa stagione che si ricorderà penso a lungo su questa società, perché è la prima volta che riusciamo a salire nella categoria superiore e soprattutto abbiamo fatto la doppietta, quindi è importante la doppietta, no? Alcuni acclamavano a gran voce Veschini che non hai fatto giocare, come mai? Non era in grandissima condizione, quindi vediamo la premiazione. Sì, sicuramente noi stiamo lavorando per questo, anche se i numeri nella nostra regione ci dicono che sono positivissimi, perché sono oltre 100 squadre, quindi diciamo che il movimento è avviato benissimo. Occorre sicuramente fare un salto di qualità, questo è sicuramente dovremmo lavorare sotto questo punto di vista, e poi il futuro sono i giovani. Io credo che anche nel calcio a 5 è ora che le società inizino a programmare un attimino l'attività giovanile, per poi ritrovarsi in fasi successive senza correre tanti rischi, senza tanti patemi d'animo, insomma. Quest'anno, per il prossimo anno, ci saranno delle tantissime novità, a partire dallo status proprio del calciatore del calcio a 5, eccetera. Però io credo che il movimento debba anche, come possiamo dire, va visto con un po' più d'attenzione anche da parte delle società di calcio a 11, perché io credo che le società di calcio a 11 che hanno settori giovanili con tantissimi ragazzi, io credo che possono sicuramente coinvolgere dei ragazzi che magari non trovano spazio nei loro settori giovanili in questa disciplina. È chiaro che ci dovremmo lavorare, credo che siamo partiti in tempo per poter fare in modo che anche il calcio a 5 nella nostra regione si fosse radicato in una maniera giusta. Montegiove, presidente della squadra Orma San Sisto, grande squadra questa, perché nel proprio campionato di appartenenza ha vinto sia il campionato e stasera il giusto coronamento di una stagione, la Coppa. Hai detto bene, sì, è stata forse, come suol dirsi, la famosa ciliegina, diciamo, sulla torta. A coronamento, decisamente, non lo dico tanto per prassi normale, ma per che è stata la realtà, diciamo, tutta l'annata, il rispecchio deciso, diciamo, di tutto l'impegno di tutti i ragazzi, compreso l'allenatore, compreso il direttore sportivo, compreso tutta la società. Per quest'anno, il quarto anno, abbiamo, posso dire con la massima tranquillità, che abbiamo stravinto un campionato, diciamo, anche se un po' anomalo, perché diciamo il tasso generale forse era medio basso, però c'erano alcune squadre era veramente importante, e alla fine diciamo il migliore in questo caso, credo, senza diciamo farsi più grande di tanto, abbiamo vinto, credo, meritatamente questo campionato. E questo è vero, si ripete una volta secondo me sulla vita, è stata l'annata di tutti, è stata l'annata del gruppo, e devo dire grazie a tutti questi ragazzi, perché hanno lottato dai primi di settembre che siamo andati in preparazione fino adesso alla fine di maggio, e ci aspetterà un ulteriore finale non si sa quando, penso la metà di giugno, e sarà ancora dura. Grande annata coronata da due successi importantissimi come il campionato e la Coppa. Abbiamo iniziato la stagione con l'obiettivo di salire, dopo mano a mano siamo sempre migliorati, e grazie al mister che ci ha dato una grossa mano, e la dirigenza, lo sponsor che è la Orma, dobbiamo ringraziare lui principalmente. Inizi presidente è calmissimo dietro la scrivania, ma quando sei sul campo? No, assolutamente calmo non direi, forse il miglior tifoso. Il venerdì 1 e 2.
grande Orma Real San Sisto,